E Radio Radicale, siamo con il ministro della sicurezza energetica dell'ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, per parlare del price cap europeo che è stato, diciamo, negoziato in maniera determinante dal nostro paese. C'era stata una proposta che l'Italia non aveva accettato, ci si è rimessi al lavoro e si è arrivati a questo risultato. Tra l'altro, si vedono già i primi effetti di questa, diciamo, di questa contrattazione perché il gas è sceso anche a un prezzo sotto i 100 euro. Esattamente, siamo, meno, gli ultimi dati che ho visto siamo a 99 euro, ma anche si è visto durante il quarto d'ora dove è uscita la notizia dell'accordo a livello europeo, il gas è sceso immediatamente di un 10%, quindi l'effetto dell'accordo c'è. Diciamo una cosa, il tetto del gas è un tetto antispeculazione, non è la fissazione di un prezzo del gas. Quindi qualcuno dice, ma il prezzo 180 euro è alto. È vero che la Commissione europea addirittura la prima proposta la fece a 275 euro. E poi c'era naturalmente l'opposizione di molti paesi europei, quelli che erano più preoccupati della quantità rispetto al prezzo. Si è raggiunto un punto di equilibrio, di compromesso, di mediazione. Su queste cose nessuno deve essere, diciamo, tagliato fuori, nessuno deve essere escluso. E se vogliamo c'è stato anche un voto contrario, ma Chi si è schierato? il voto contrario è stato da parte dell'Ungheria, ma bisogna anche capire quali sono le condizioni dell'Ungheria, che si trova ad avere come unico fornitore, unico collegamento quello con la Russia. Le altre sono state astensioni, di conseguenza non c'è stato più alcun scontro, c'è stata molta discussione, una trattativa lunga e ora con questo tetto antispeculazione speriamo funzioni. Qualcuno sostiene, ma c'è anche una clausola di sospensione, ma certamente, cioè, perché è la garanzia la clausola di sospensione, perché qualora si verificassero fattori nuovi che determinano il venir meno del gas o un eccesso di operazioni finanziarie o un blocco completo. È chiaro che bisogna avere come Commissione europea in mano anche la possibilità di interventi immediati. Senta, le volevo dire quanto siamo stati determinanti? Beh, io credo che siamo stati determinanti nella prima posizione, già con il governo Draghi, nel dire ci vuole una norma. E poi nella determinazione del Presidente Giorgia Meloni, che mi ha dato un mandato anche preciso e mi ha permesso di rappresentare proprio la posizione del governo nella trattativa, nel dire per noi non sta bene quando c'è stata la proposta anche di mettere il tetto a 220, l'Italia è stato il primo paese che ha detto assolutamente no. Poi noi abbiamo proposto 160, era una trattativa, sapevamo che bisognava arrivare a un meccanismo di mediazione, 180 è un buon meccanismo anche quello di partire dal mese di febbraio, ma per una ragione, noi adesso lo stoccaggio ce l'abbiamo fino a febbraio e secondo bisogna anche fare in modo di dare i tempi a tutto il sistema, sia delle forniture, sia il sistema finanziario, definire le modalità di intervento, di rodarsi, di prendere atto di quello che sarà la regolamentazione. Teniamo presente che a fine gennaio, il 23 gennaio, c'è un impegno di ACER, che è l'ente regolatorio europeo, di dare le parametrazioni per la sua applicazione. Quindi, un discorso è l'accordo, l'altro è la regolamentazione specifica. L'ultima domanda, la reazione della Russia che ovviamente non ha gradito. Allora, e poi questo quanto facilita l'avvio di una discussione per la pace? Perché la Russia voleva un meccanismo, diciamo, un po' più. La reazione della Russia significa che questo meccanismo comunque funziona, questo è il dato di fondo, quindi io capisco che da parte di un grande fornitore come la Russia ci sia questo tipo di preoccupazione e quindi poi la reazione è automatica. Devo dire che quello che noi prima di tutto abbiamo voluto vedere è stata la reazione dei mercati e l'effetto prezzi. Secondo lei la Norvegia che non fa parte dell'Unione Europea come può averla pensata?
Beh, può anche darsi che la pensi come la Russia, ma la Norvegia ha il gas da vendere anche, certo. Quindi, non pensa che sia paradossale considerando che hanno il segretario generale della NATO? No, assolutamente, perché la stessa trattativa in ambito europeo è venuta tra paesi che avevano interessi diversi, certo. In alcuni casi contrapposti. Bene, complimenti per l'ottimo risultato. Ringrazio il Ministro della Sicurezza Energetica e dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.